Bella regà, grazie di aver fatto l'abbonamento perché solo voi potrete vedere questo video. Quindi non ci incischiamo, raga, e iniziamo subito. Come fare i Joker scolorati, raga, in Beef. Quindi requisiti ci serviranno i Jokers, almeno un Joker, raga, che possono essere anche i Tan, link in descrizione se non l'avete e se li volete prendere. Poi ci servirà ovviamente Netcat, ragazzi. E salvate il completo con i Jokers C1. A questo punto dovremo fare il completo chiamato C2 e dovremo metterci, ragazzi, i pantaloni cargo. Perché cargo? Perché determinati cargo, raga, mergiati sopra i Jokers, fanno cambiare il colore, diventano blu, grigi, bianchi, eccetera, eccetera. Quindi alla fine del video vi lascio la tabella, magari, o il sito lascio in descrizione direttamente per tutte le componenti, raga, del Beef, ok? Quindi, una volta fatto questo outfit, quei pantaloni cargo autunno, l'abbiamo chiamato C2, raga, non dobbiamo fare niente di speciale. Ci selezioniamo il completo con i Jokers, raga. Ed è fondamentale che quando lo selezioniamo e chiudiamo il menu in basso a destra ci sia il caricamento. A questo punto siamo pronti per iniziare. Cosa dobbiamo fare? Prendiamo Netcat, ragazzi, e dobbiamo frizzare C1. Quindi andiamo sul clock, raga, e frizziamo la console a seconda del tipo di console che abbiamo. E una volta che è rosso, come vedete, raga, potremmo andare ad avviare C2, quindi la seconda console con lo stesso account. Intanto, raga, che aspettiamo che carica C2, vi voglio dare due dritte. Ovviamente io vi consiglio sempre, raga, di fare tutto tramite linea cablata perché funziona meglio. Secondo me dovete avere almeno una 100 mega per far sì che il glitch funziona bene, ma so anche di gente che fa il beef col telefono, raga. Quindi dipende anche un po' dalla vostra compagnia. Il metodo più o meno è sempre lo stesso, cambiano magari alcuni componenti per fare i salvataggi, ma questo lo vedremo poi piano piano, ragazzi. E poi vi volevo invitare anche a iscrivervi nel secondo canale, link in descrizione, che non c'entra un cazzo il gaming, raga. Quindi a questo punto, come potete vedere in alto a sinistra, che è C2, saremo spawnati con i Jokers rosa. Cosa dobbiamo fare? Andiamo su stile e ci selezioniamo, raga, C2, quello che abbiamo fatto prima con i cargo. A questo punto chiudiamo il menu interazione o touchpad se giocate la play e controllate che fa caricamento in basso a destra. A questo punto, niente di più semplice, raga, chiudete il gioco. Semplicemente, chiudete il gioco. Una volta che avrete chiuso il gioco, ovviamente vi ricordo di fare il salvataggio e controllare che lo fa, possiamo ritornare su C1, ragazzi. E una volta che siamo di nuovo su C1, cosa dobbiamo fare, raga? Ascoltatemi bene. Dovete aprire il vostro menu interazione, andare sullo stile, raga, ed equipaggiarvi il paracadute classico oppure il paracadute Israele. In questa maniera, quando andremo a chiudere il menu interazione, in basso a destra farà un caricamento, raga. A questo punto possiamo staccare Netcat, quindi clicchiamo una volta il bollino in modo che torni verde. A questo punto, a seconda della connessione, eccetera, 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 e di come gli piglia ovviamente al gioco, raga, dobbiamo aspettare di crashare. Ciò cosa vuol dire? Che noi, quando sfrizziamo la console, gli arrivano tutti i pacchetti dati assieme, raga, e va giù la connessione. E in questa maniera saremo crashati ed è normale. Se invece vi succede come è successo a me, che non crashate, raga, non è un problema. Aprite il vostro menu Play o il menu Xbox e chiudete il gioco. Chiudete l'applicazione. Niente di più facile. A questo punto andiamo a riavviarlo e dobbiamo stare attenti, raga. Ci darà questo messaggio: quali salvataggi dobbiamo andare a caricare? Guardate l'orario, raga, e dovete caricare sempre i più recenti. Sempre i più recenti. In questo caso, come vedete, il più recente era quello di destra. Io sono andato su quello di destra.
Ora dipende da voi, dipende da come gli gira. A volte può cambiare la posizione, quindi state attenti raga, e controllate sempre di caricare il salvataggio più recente. A questo punto, una volta che saremo spawnati online, is bada bam, regà, avremmo fatto il gioco blu. Quindi ragazzi, adesso io vi lascio in descrizione se volete usarlo, perché è veramente una bomba raga. Ci sono quasi tutte le componenti possibili immaginabili per fare qualsiasi cosa. Io nel frattempo, durante la settimana, una volta alla settimana, una volta al mese, vedremo come muoverci raga. Farò uscire nuovi video in beef, e piano piano raga andremo a completare tutto. Vi spiegherò tutte le basi per fare questo metodo, questo glitch. Salvatevi l'outfit, togliete le paracadute e siete a posto ragazzi. Quindi lasciate un like, lasciate un commento se vi è piaciuto il video, e alla prossima. Sbadabam.